Andremo a mangiare lì. Guardate quanto granchio, un po' mi imbriago. Non sapete che profumo. Chi vorrebbe essere qui a mangiarlo? Eccoci a Kanidoraku. Mangeremo il granchio. Pronti? Via! Queste sono tutti nabe e praticamente queste invece noi facciamo un set che possiamo mangiare più cose, però quindi alcuni si metteranno nel nabe, alcune si mangeranno così, poi c'è il tofu, poi c'è anche la zuppa, quindi sarà buono. Guardate quanto è bello questo ristorante, alle 6 su quel palco laggiù faranno il cotto. Costicchia un po' e devo dire che se volete venire qua dovete assolutamente fare yoyaku, ossia prenotare, perché sennò è troppo busy questo ristorante, però devo dire che è veramente ottimo. Costicchia un po' perché il nostro cane sarà sui 100 euro a testa, quindi non è proprio economico, però è veramente buono. Ok, ecco qua che è arrivato l'otoshi, che è questa otaru ika, e il sake nihonshu. E questa qua invece è per pulirsi le dita, non bevetela. Allora vabbè, qua sono con un mio amico quindi non è importante, però se c'è un boss ricordatevi di non farlo mai sopra il kanpai, ma fatelo sempre sotto. Se invece siete uguali fatelo così, tra amici non è importante. Comunque kanpai. Guardate che carina questa ashioki, che sarebbe dove mettere le bacchette, a forma di granchietto. Assaggiamo questo otoshi. Che aspetto magnifico. Itadakimasu. Buonissimo. E tra l'altro ci è arrivato anche il menù. Immagino che capirete tutto. Guardate quante cose buone ci aspettano. Allora è arrivata la miso di granchio e anche il tofu. Sono di una bellezza. Guardate, ecco qua. Guardate quanto granchio. Oh mio Dio. Guardate che meraviglia. Potete invidiarmi, tranquilli. Costicchia un po', però è veramente invitante. Io non vedo l'ora di assaggiarlo. È buonissimo. È veramente veramente buono. Intanto qua si sta riscaldando l'altro pezzo di granchio. Ci vogliono 30 minuti. Intanto io mi gusto un po' di questo miso fatto coi cani. Cani vuol dire, non è fatto coi cani nel senso che è fatto coi cani. Cani in giapponese vuol dire granchio. Vabbè, questo non riesco con una mano sola, però vi assicuro che è buonissimo. Questi sono tre tipi di granchi. Ci abbiamo il zuai, il taraba e anche il ke. Sono tutti e tre buonissimi. Mi ha chiesto il mio amico qual è il tuo preferito. Non lo so. Vedete ke? Vedete perché c'ha questi specie di peli, no? Allora questo si chiama ke. E quello un po' più grosso invece taraba, perché c'ha le gambe un po' più grosse. E l'altro sarà il zuai, perché è normale. Il mio amico giapponese ha detto che dopo questo, dopo il kanimiso, bere il sake è cho au. Au vorrebbe dire che si combina molto bene, quindi devo dire che è buonissimo. Anche se mi sa che se bevo tutto questo nihonshu un po' mi imbriago. Però vabbè, per voi follower questo è d'altro. Mi ha detto di iniziare dai lati. Ah, vedete, si fa così. Ma quanto granchio è? Oh mio Dio. Guardate che mega pezzettone di granchio. A parte che a me piace di più il cani dell'aragosta. Il mio amico preferisce l'aragosta, però io non lo so. No, forse anche io preferisco l'aragosta, però è buono anche. Non lo so. Mi piacciono tutti e due. Penso che l'aragosta sia un po' più dolce del granchio, però magari questa tipologia di granchio è un pochino più amara. Comunque è buonissimo, veramente veramente buono. È arrivata anche l'insalata. L'insalata è piuttosto normale. Guardate che performance. Nel ristorante mentre noi mangiamo comodamente, da qui esce proprio un buon profumino, non vedo l'ora di assaggiarlo. Guardate anche le lampade che belle. Ed ecco qua il riso. Non sapete che profumo. Intanto la tipa continua a fare la sua performance. Guardate, guardate. Wow. Ed ecco qua il riso. Poi abbiamo la kadashi e il tsukemono ovviamente. Guardate che meraviglia questo set. E inoltre si può mettere sul riso alla fine anche l'amori, se volete. Che profumino. Chi vorrebbe essere qui a mangiarlo? Ditemelo nei commenti. Oh mio Dio, guardate che buono. È arrivato il tè e anche il dolce, che abbiamo preso questo gelato con sopra il matcha. E il mio amico si è preso questa. Vabbè, assaggiamolo, ma immagino che sarà buonissimo. Io adoro questo mix di amaro e dolce, quindi il matcha con il gelato oppure il matcha col cioccolato, sono tutti buonissimi. E vabbè, me lo gusto per voi. Buon appetito, ciao.